Allora, la prossima ospite è una lavoratrice con esperienza multisettoriale. Da 2 anni e mezzo è vicepresidente di Asso Lombarda con la delega Smart Cities e Sostenibilità. Diamo il benvenuto a Gioia Ghezzi. Grazie. Buonasera a tutti. Fa un caldo bestia quassù, ma che ventata di ossigeno essere con una folla di questo tipo, veramente, che ha voglia di discutere di idee nuove e piena di entusiasmo. Io vi rubo solo 5 minuti senza slide, perché vorrei che usassimo un po' la nostra fantasia per parlare delle città del futuro. Come saranno le città nel 2029, ora che siamo qui a Leopolda a parlare del futuro nel giro di 10 anni? Beh, io spero che le nostre città saranno diverse da quello che sono oggi. Perché diverse? In parte lo ha già spiegato Renato. Saremo molti di più da qui a 10 anni, ci avviamo verso i 10 miliardi di persone al 2050 e vivremo sempre di più in città. Soltanto 10 anni fa, 2007, un po' di più, 12 anni fa, avevamo soltanto il 50% delle persone, della popolazione che viveva in città. Ci avviamo ad averne il 70%. Bene, le città causano sostanzialmente il 70% delle emissioni e del cambiamento climatico. Quindi, se vogliamo risolvere il problema del cambiamento climatico, dobbiamo cambiare le nostre città, dobbiamo trasformarle in città smart. La buona notizia è che abbiamo tutti i mezzi per farlo. Abbiamo i finanziamenti e i soldi, abbiamo la tecnologia, abbiamo la possibilità. Che cosa è una città smart? Per molti è una città estremamente tecnologica, con reti fisiche, con app che guidano il cittadino, con scambi di dati in maniera aperta, che si parlano fra di loro. Tutte queste cose sono estremamente importanti e necessarie, e accordarsi sui protocolli per rendere una città tecnologicamente connessa, per mettere sensori che ci indichino, che facciano parlare le cose fra di loro, che ci indichino quando una rotaia di un tram è rotta, quando un cestino dei rifiuti va svuotato, quando un parcheggio è libero, è importante, ma noi dobbiamo usare questa tecnologia per trasformare il modo in cui noi viviamo in maniera innovativa. La tecnologia per sé non serve a nulla. Dobbiamo elaborare insieme una visione di come vogliamo le nostre città nel giro di 10 anni. Ecco, noi nel lavoro fatto ad Asso Lombarda abbiamo studiato un po' tutte le città che si stanno trasformando in maniera smart nel mondo. Ce ne sono più di 100 che vanno da Singapore a Chicago, New York, Amsterdam, Barcellona e tante altre da cui imparare. Come si immaginano la città del futuro i cittadini, le istituzioni di queste città? Beh, innanzitutto sono città in cui il talento, le persone sono attratte, arrivano, investono nell'apprendere, oggi in cui la competenza è tanto bistrattata, sono città in cui la competenza è fondamentale, aziende e cittadini arrivano e investono in se stessi per mantenersi sempre al massimo livello e riescono ad aggiornarsi qualunque sia il loro background economico e culturale. Sono città in cui la salute è importante, in cui si vive in maniera sana, in cui noi cittadini ci facciamo carico di mantenere il nostro stato di salute e in cui l'ambiente in cui viviamo è un ambiente salutare. Sono città in cui si è e ci si sente sicuri, in cui si usa la tecnologia
per muoversi in modo sicuro e in cui la sicurezza di nuovo è per tutti, è per noi cittadini, è per le nostre imprese che operano in queste città e danno lavoro, ma è anche per gli emarginati, è anche per chi non si sente sicuro quando dorme su una panchina o quando ha un'orientazione sessuale diversa dalla norma. Sono città in cui la mobilità è diversa, su questo ha già parlato a lungo Renato, è sostanzialmente una mobilità sostenibile a emissioni zero. Potrei andare avanti a lungo, è una città in cui le nostre imprese operano in maniera semplice, in cui la pubblica amministrazione non è una battaglia quotidiana, ma di nuovo c'è un miglioramento continuo e si semplifica il modo di operare, di nuovo per diventare attrattivi. È una città sicuramente socialmente integrata. Diversità e inclusione portano alle aziende ad aumentare i profitti, diversità e inclusione portano le città ad essere migliori. Come si ottiene tutto questo? È così difficile? No, in realtà è semplice, ci sono alcune condizioni però che sono assolutamente necessarie. Uno, bisogna avere una visione di lungo termine. Una città non diventa smart perché molte istituzioni o molte aziende fanno alcune cose smart. Bisogna pianificarla e pianificarla insieme. Le città di successo hanno una cooperazione fortissima fra ricerca e imprenditori, ricerca e impresa, e una vicinanza fortissima fra cittadini, imprese, istituzioni e terzo settore. Vengono a lavorare insieme. Quando si lavora insieme e si riesce a pianificare insieme, si formano mercati, i finanziamenti si trovano ed arrivano. Non abbiamo bisogno di più soldi per rendere le città smart, abbiamo bisogno di spenderli meglio e con una visione chiara e di lungo termine. Quindi il mio messaggio è molto semplice. Io spero che nel giro di 10 anni avremo città più vivibili, migliori, che le avremo disegnate tutti insieme, che noi come cittadini uno per uno faremo pressione su istituzioni e imprese per avere un disegno di città migliori. E voglio lasciare chiaro il messaggio che abbiamo tutta la tecnologia e le risorse necessarie per arrivarci. Quindi il mio auspicio è che ciascuno di voi si adoperi attraverso comitati con pressioni sulle istituzioni per rendere le nostre città molto molto più vivibili molto presto. Grazie.